una grande giornata, il 29, che si concluderà con la grande festa di corte a Piazza del Plebiscito. Quindi noi speriamo in una grande partecipazione dei cittadini, in un'occasione di orgoglio, fierezza, identità, ma anche allegria. Io ringrazio tutti quelli che stanno lavorando, in particolare ringraziamento vorrei rivolgere a Marisa Laurito, che sarà la conduttrice e si esibirà in questa grande serata nella piazza, ricca quella serata di grandi avvenimenti, grande regista, grandi presentatori, ma tutta la giornata sarà un grande evento storico. Si comincia con la grande sfilata delle carrozze d'epoca, si prosegue nel pomeriggio con il corteo in costume e poi si prosegue in piazza con musica e balli del Settecento. Quindi spero che tutti i nostri cittadini e concittadini, ma anche i tantissimi turisti che sono a Napoli, vorranno partecipare a questa grande festa da re per tutta la città. Di sempre. Basta vedere quello che sta accadendo in città, in tutte le iniziative, in tutti gli incontri, concerti, spettacoli e così via. No, c'è molta attesa, dobbiamo dire, perché c'è molta partecipazione, c'è tantissima gente che ci sta giocando al momento di dedicare a Carlo di Corbone e Giovanni Paesirlo, quindi sono due periodi che abbracciano tutto un periodo forse più bello degli ultimi 300 anni di questa città, quello ci ha raccontato molto. Noi evochiamo l'ingresso a Napoli proprio di Carlo, Carlo di Borbone, che a Napoli diventa è solo Carlo, primo re di Napoli, della dinastia borbonica che diventerà delle due Sicilie. E quindi faremo tutti i nostri... L'assessore Daniele per averci dato questa grande opportunità, una giornata densa di bellissime cose, un modo adeguato per festeggiare un grande re Carlo di Borbone. Per cui volevo fare alcuni ringraziamenti perché questa manifestazione alla fine è figlia di tanti attori, quindi è anche giusto che io faccia un ringraziamento. Io cioè, dopo magari darei la parola a Alfonso Falsano, che è colui che ha raggruppato queste carrozze che arriveranno da collezioni private e saranno veramente bellissime. Lui è l'artefice materiale di quello che vedrete in quell'occasione. Allora voglio ringraziare oltre ovviamente allo staff dell'assessorato alla cultura che è stato eccezionale, che ci ha dato un grande supporto. Esagerare, che poi no, è vero, lo devo dire, non voglio fare nomi, non voglio fare nomi, però voglio dire veramente un grande applauso a questi grandi staff che ovviamente un grande supporto. Volevo ringraziare, come già fatto precedentemente, la nostra amica, l'amministrazione comunale, perché ha speso una lancia, ma come si suol dire a Napoli, se avesse scippezzato bravo, vi dico il perché. Io giro un po' l'Europa, un po' il mondo per le varie vicissitudini equestri, però in qualsiasi parte di un galà equestre viene aperta una dicitura. L'alta scuola è nata a Napoli nel 1800. Napoli è presente in qualsiasi manifestazione equestre internazionale, o si parla di alta scuola, di arti attacchi. Viene detto che sotto il dominio dei Borboni c'è stata la bella epoca napoletana dove i migliori attacchi, i migliori cavalli al mondo erano napoletani. Parliamo a cavallo del 700-800. È un orgoglio per noi napoletani, partenopei, girare il mondo e sentire questa parola a decedere nelle orecchie dove ci troviamo a fare delle manifestazioni. Finalmente ringrazio di nuovo coloro che hanno creduto in questa manifestazione dopo gli anni 70, che finì con una scilata equestre dal conte e marchese di Civitanova, colui che ha donato le carrozze al Museo Pignatelli. Sono state fatte le ultime scilate intorno al 1973-74 a via Caracci. Finalmente oggi riportiamo un po' la bella epoca napoletana, partenopea a Napoli. Giusto quattro parole per dirvi come è composto il corteo. Si parte da un traino napoletano, il traino napoletano è il carro d'epoca da lavoro che veniva usato nei tabacchifici, nei porti. Queste costruzioni dove ci siamo adesso, dobbiamo ringraziare non per l'animale cavallo che sono stati fatti sul dosso di quell'animale, sia con i carri sia con la soma, venivano trasportati all'epoca i materiali per costruire questi palazzi.
E quindi iniziamo con questo carro napoletano trainato da tre cavalli, sarebbero gli appuntatori laterali e il centrale per vedere i carri, che con gli appuntatori laterali venivano messi in base alla salita dove si andava ad affrontare. Se tu avevi più quintali mettevi più cavalli, se avevi meno quintali mettevi meno cavalli. Poi avremo dei calessi napoletani piccolini, dalla barracchina al calessino napoletano. Andremo con gli ultimi cocchieri napoletani, qui Silvestro presente, che ancora lavora, fa il giro di Napoli portando i turisti. È una bella immagine per la città, una grande bella immagine per la città, anche perché vi parlo sempre, perché è una città dei cavalli Napoli. E poi andremo con le pariglie, con i singoli, carrozzi anche non italiani, gig che sono stati copiati dai più grandi costruttori napoletani, noi avevamo i migliori costruttori al mondo di carrozze, erano proprio napoletani, cito alcuni nomi, i fratelli Solani, il grande Bottazzi che è nominato in tutto il mondo. Ci saranno delle carrozze particolari, sia della mia collezione privata che alcuni amici che le porteranno. Ci saranno pariglie di frisoni, ci saranno altri carri con dei musicisti a bordo, ci saranno carrozze particolari con dei costumi particolari all'interno, con dame e cavalieri particolari all'interno, e io chiuderò la sfilata con una bellissima berlina di calo con un attacco a 6 cavalli bianchi, sempre con costumi spagnoli aragonesi, col giallo e il rosso che erano proprio il simbolo della casa Borbone, e col quale costume apriremo anche la sfilata con un bellissimo frisone nero a cavallo mia nipote che avrà tutto il corteo. Vi ringrazio e ringrazio di vero. Uscita davanti al Palazzo Reale, quale posto migliore per portare le carrozze che fanno parte di quell'epoca storica e festeggiare Carlo di Borbone in una maniera rievocativa, e quindi chiaramente lì avremo una densità di persone che si sono prenotate per venire anche in epoca del 700 e dell'800 e coralmente vogliono tutti quanti dare un contributo a un grande uomo che è Carlo di Borbone. In quel momento saremo tutti lì, abbiamo un corteo che è 300 metri di carrozze, una carrozza bellissima con un attacco a 6 cavalli, che sarebbe proprio la carrozza reale, e tantissime carrozze che ci racconteranno nell'epoca, dal 700 all'800, tutti i passaggi che sono avvenuti. Per cui vi invitiamo a partecipare, sarà sicuramente un tuffo nel passato piacevole e tutti insieme per festeggiare un grande uomo, Carlo di Borbone. Rosa Praticò, Officina delle Dee, insieme a Sedili di Napoli e i Cavalieri della Permacadena Bianca. Grazie, grazie.